Un minuto con Padre Pio dalla Via Crucis monumentale del Messina, da questo luogo in questi giorni per raccontarvi Padre Pio. Ecco, siamo proprio dinanzi alla Madonna in questo 8 dicembre. Per tornare un po' indietro nel tempo, all'8 dicembre del 1911, Padre Pio da Pietrelcina era un giovane frate sacerdote, aveva 24 anni ed era appena tornato da Venafro. Vi abbiamo raccontato in questi giorni quello che era accaduto a Venafro, raccontata dai biografi come una sorta di quaresima che ha trascorso Padre Pio, 40 giorni intensi caratterizzati da vessazioni diaboliche, battaglie col demonio, ma anche estasi, visioni celestiali con Gesù, la Madonna, San Francesco e in modo particolare perché ricordare Padre Pio in questa giornata, tra l'altro anche a Pietrelcina? Sì, perché dopo che aveva trascorso a Venafro questo periodo i medici e la scienza avevano decretato la fine di questo giovane frate, ma in un certo qual modo stava accadendo, perché stette veramente male a Venafro. Grazie a Padre Evangelista, che era il guardiano, riuscirono anche i frati a convincere il padre provinciale, Padre Benedetto, che gli diede l'obbedienza di ritornare a Pietrelcina, e fu così. Il padre lettore, Padre Agostino, lo riaccompagnò il 7 dicembre del 1911 a Pietrelcina perché stava veramente male. Questo ragazzo si doveva mettere a letto per questa strana malattia che anche a Venafro lo aveva colpito. Cosa succede invece? L'8 dicembre celebra la messa nella parrocchia di Santa Maria degli Angeli a Pietrelcina, canta la messa in onore di Maria insieme all'arciprete Pannullo e al suo padre lettore, Padre Agostino. E fu proprio Padre Agostino che ci racconta nel suo diario un episodio rivolto a Venafro. Lui ci racconta e scrive che un giorno chiese a Padre Pio: ma perché questa strana malattia? E Padre Pio rispose: Padre, non posso dire il motivo per il quale Gesù mi ha voluto a Pietrelcina, mancherei di carità.